Buongiorno, giovedì 24 ottobre 2019. Giunta premia dipendenti con 3 milioni. L'esecutivo regionale a guida Paparelli dà il via libera all'accordo sui fondi decentrati per dirigenti e personali. Come sempre, personale, come sempre Alex Antonini che scrive. Poi 3 giorni al voto, sfilata di Big in Umbria. E qui una fotografia con Mara Carfagna, il sindaco di Perugia. Botta e risposta a Bruxelles, il governo avverte l'Unione Europea, la manovra non cambia. Poi l'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Di Maio al Corriere, diretta web alle 15:30. Medico si dà malato ma va in Brasile accusato di truffa. Procura di Perugia chiede chiudere indagini per il professionista che lavora a Città di Castello per la Umbria 1, parte offesa insieme all'INPS. L'Umbria che celle paganelli mobili per case da sogno, poi Termi muore in moto, padre di 3 figli. Elezioni Saltamartini, regione mai più a 2 velocità, Saltamartini Lega, Terni, neonato trovato morto, ricorderete quella bruttissima storia, 16 anni alla mamma. Perugia le multe per i rifiuti salgono 100 euro al mese, cioè, chiedo scusa, 100 al mese. Città di Castello, Monte d'Oglio, consegnate le chiavi del cantiere. La diga di Monte d'Oglio, Calcio Ternana stop a sorpresa con l'Avellino 0-1, il Gubbio non sa vincere, Limolese fa 1-1. Ancora Perugia Pala Barton contro Milano, Sirci urla, voglio una squadra con le unghie lunghe e sporche. Giudice sportivo pugno in faccia all'avversario, 8 turni di stop. Calcio, scusate. Stanno arrivando altri giornali. Grifo, quanti interrogativi per Oddo, le rotazioni, il modulo Balic. Perugia trova lavoro, ecco la nostra guida, la nazione. Posti da idraulico, saldatore informatico, vigile urbano, intelligente, tutte le occasioni da non perdere. E qui neonato morto, 16 anni alla mamma, e la tragedia sul raccordo Terni Orte, perde la vita in moto tamponando un'auto ferma. Paura, case bruciate, agguato in strada, ferito alla testa, poca distanza da un asilo. Piastra logistica, blitz dei ladri, portato via rami per 200.000 euro. Pacchiarini e Bocci rinunciano a fare ricorso in Cassazione, concorsopoli, cosiddetta questa indagine, un'indagine in sanità. Grifo le mosse del Tecnicodo contro Ventura. Ternana punita dall'Avellino, Gubbio solo pari. Questa è la prima di copertina della Nazione. Abbiamo anche 2 titoli subito sotto la testata. Silvio Starra ad Assisi, provano a imitarmi ma nessuno ci riesce. Poi si infortuna, la scuola di sci deve risarcirlo. La sentenza 80.000 euro. Andiamo dopo la Nazione, andiamo dentro i giornali, con la prima di copertina, chiamiamola così, stanno arrivando altri quotidiani come sentite, con la prima di copertina interna di Perugia, in malattia va in Brasile, accusato di truffa. Era stato lo stesso ente pubblico a fare la prima segnalazione a carico del 55enne. La procura chiude le indagini per il caso del medico della USL Umbria 1, che era stato denunciato dalla polizia. Coppia di fidanzati in manette per lo champagne, pizzicati dai carabinieri con una bottiglia da 190 euro e una tenaglia usata per rimuovere l'antitaccheggio. Si fregano. Sanitopoli, ospedale e USL vogliono essere parti civili. Oggi in aula il processo Luca Valorosi ha annunciato la presenza dei legali delle 2 aziende. Leggiamo un attimo qua, ecco qui. L'udienza per il giudizio immediato di Emilio Duca e Maurizio Valorosi, prevista per oggi, vedrà almeno 2 richieste di costituzione di parte civile. Processo per l'ex direttore generale, l'ex direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera di Perugia, nell'ambito dell'inchiesta sui concorsi truccati, annovera già l'istanza del nosocomio del capoluogo dell'azienda sanitaria locale. Lo sciopero dei penalisti non ferma gli avvocati che chiederanno la costituzione di parte civile di azienda ospedaliera e USD 1, lo fa sapere il commissario straordinario del Santa Maria della Misericordia, Antonio Onnis. La richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di Duca Valorosi, spiega Onnis, è stata affidata ad uno studio legale di Cagliari, ma su questo voglio mantenere riservo. Posso solo dire che gli avvocati saranno in aula. Per assistere l'USL Umbria 1 è stato incaricato l'avvocato Francesco Maresca. La costituzione di parte civile in questo caso riguarderà
le imputazioni relative al concorso per infermieri è indetto dalla USL. Duca ha chiesto l'abbreviato condizionato e valoro SID. Patteggiamento. Avanti con la pagina ternana del Corriere dell'Umbria. Qui il padre di tre figli muore in moto, è Giorgio Palegna che racconta questa drammatica vicenda. Guardate la fotografia, è sulla A45, se non vado errato. Ecco qua, il terminotto, dopo l'uscita, terminotto, per essere chiaro. Giovane mamma trovata morta in un bed and breakfast, tragica scoperta a Civitanova Marche. La donna aveva 30 anni, viveva da 2 mesi nella struttura ricettiva. Indagini sul luogo del ritrovamento. La Nazione, quindi torniamo su Perugia. Tutto Perugia, San Francesco al Prato, 10 super caldaie contro i tarpi. Nelle travi, caldo a 55 gradi per debellare uova e larve. Ancora questa vicenda del San Francesco al Prato, veramente una beffa. La regione annulla le multe del WWF, cacciatori soddisfatti, poi Piedibus in rosa, speciale camminata per la prevenzione. La crisi di imprese, le insolvenze, esperti a confronto, fiera partita del Grifo, summit sulla sicurezza, Pian di Massiano, aeroporto. E da marzo si vola anche su Vienna, martedì e sabato biglietti online, Vele di Tesei e Mancini in divieto di sosta, eccole qua. Beh, però sono quelli che guidano i camion, i camioncini, non ci guardano attraverso, non è che la si può prendere con Tesei e Mancini ovviamente, ma quelli che guidano un'occhiata di riguardo, no, attenzione, insomma, il regolamento, sempre la Nazione, schianto in moto, muore padre di tre figli, ennesima tragedia lungo il raccordo autostradale. Fabrizio Tarchi aveva 53 anni. Giovane mamma trovata cadavere, la scoperta in un bed and breakfast di Civitanova, ospedale bloccato, il turnover, ma mancano gli amministrativi. Avanti con i giornali nazionali, rapidamente il Sole 24, ce ne sono tantissimi, Bion, il crack brucia 1 miliardo, l'apertura. Manetti agli evasori, il rischio carcere per le nuove soglie e sanzioni più alte, ancora la manovra. Reddito in 6 mesi, 8.880 offerte di lavoro. E poi c'è Mario Draghi, fine mandato, il mercato applaude Draghi ma teme l'impotenza delle banche centrali. Garanzia pubblica e infrastrutture, una proposta per la crescita. Il Sole 24, il Corriere della Sera, abbiamo tanti giornali, eccolo qua. Copasir, Conte attacca Salvini, cioè non doveva riferire lui? Noi corretti, lui spieghi i legami con Mosca, la replica è in difficoltà e mi accusa, insomma. Lettera di Gualtieri a Bruxelles, manovra espansiva, un altro discorso, arriva la carta bimbi per le famiglie. Il rischio elezioni non c'è e altri verranno con noi, l'intervista a Matteo Renzi, se lo dice lui. Trump assolve la Turchia sui curdi, tolte le sanzioni. Questo era il segreto. Poi l'Europa non balla da sola, Angelo Panebianco, alleanze a rischio. Avanti ancora, parla Guido Barilla, all'Italia serve un marketing. Centro pagina, Gran Bretagna ha registrato in Bulgaria indagini sul traffico di migranti. L'orrore nel parcheggio, non ti ho trovati, 30 corpi. Pagare meno, pagare tutti. Questo è un refrain, Massimo Gramedini, un refrain che torna sempre, ogni volta che siamo a ridosso di qualche consultazione elettorale o quantomeno di qualche manovra. Permessi, manovra finanziaria. Permessi premio anche ai mafiosi, all'ergastolo, il famoso ergastolo ostativo. L'atleta che sceglie di morire, eutanasia. Verwurt oro paraolimpico, Claudio Arrigoni che ha scritto. Dopo il Corriere l'Avvenire, eccolo qua l'Avvenire, qui dice coppie omosessuali no alla fecondazione, consulta giusto il divieto eterologa. E qui invece il carico di morte, notizia che quando è arrivata nelle redazioni ha fatto sobbalzare, una tristezza micidiale. Fermato a Londra un tir con 39 cadaveri, migranti soffocati nel container, Italia-Libia ai nodi del rinnovo dell'intesa, l'ipotesi evacuazione dei profughi. Le vittime viaggiano probabilmente sulla rotta balcanica, il camion è passato dal Belgio. Poi come una spina nel cuore disumanizzare,
disumanizzate vie per le vite migranti. Pare che sia coniugato troppo bene, comunque. Russia Gate, lo scandalo della Russia, 007 estranei, Conte si difende, rilancia il Premier. I problemi con Mosca non sono gli Stati Uniti, ma Salvini e Savoini. Corte Costituzionale, permessi premio possibili durante l'ergastolo ostativo. Terribile, ma è così. Non condivido assolutamente. Il Fatto Quotidiano. Il Premier mai parlato di 007 con Trump e Barra, il ministro Conte risponde sugli Stati Uniti, forse è meglio che tolgo l'evidenziazione, Conte risponde sugli Stati Uniti, Salvini tace e censura sul caso Russia. Si sgonfia l'affare servizi segreti, la Lega vuole imbavagliare Report. I viadotti, beh, non è solo la Lega, è successo finimondo in Rai, la Rai che si è spaccata sulla trasmissione di Report. I viadotti di autostrade, parla l'ispettore, su questi ponti non potrei, non porterei i miei figli. Intanto a Napoli l'ASPI chiude la tratta di Capodichino, appunto. Avanti ancora, qui c'è, Andrea Scanzi, il cazzaro verde. Assange stremato, duello in tribunale verso le estradizioni degli Stati Uniti, WikiLeaks e poi Salvini, la cattiveria. Ormai Salvini è l'obiettivo principale di Travaglio. Salvini, prima o poi conto di fare il sindaco di Milano Marittima. La cattiveria. Vabbè, impacciatore. Io, Oriana Fallaci, che riesce a farsi tutti, tuttora dei nemici, nonostante sia passata miglior vita ormai da anni. Pure la consulta anti-ergastolo, i boss minacceranno i giudici. Incostituzionale il divieto di permesso premio. Corsi di formazione fantasma in Calabria, questa terribile, terribile, veramente. Arrestati anche due dipendenti pubblici, reclutavano i ragazzi col 53% di giovani disoccupati. Veniva facile e c'è stato un suicidio. Il mondo di mezzo, l'ex mafia capitale, il nero può uscire, arrestati politici corrotti, PD e destra, sanno quello che fanno, Marco Travaglio. Andiamo sotto, possiamo passare a Libero, vediamo un po' Libero stamattina come la mette, e dice: retata di sfruttatori degli immigrati, accoglienza uguale delinquenza, 18 arresti in 3 regioni, con fondi dei rifugiati ristrutturavano ville e organizzavano feste. La Lamorgese non ferma gli sbarchi, ma moltiplica i posti a Lampedusa. Poi Beppe Grillo, i nuovi nemici di Beppe Grillo, vecchi in rivolta, non toglieteci il voto, ma non c'è problema. Bene, Zamposta, facciamo una puttanata del genere. Zaia, me ne frego del ministro Boccia sull'autonomia, il Veneto fa da solo. Il contante è mio e lo utilizzo come voglio, Vittorio Feltri, assalto al portafogli, si sente davvero di tutto. Aumentano gli anziani, calano i pensionati. Dal 2015 è cambiata la musica, più 560.000 nonni, meno 250.000 assegni. Il volume di Luca Ricolfi, lavoriamo di meno, godiamo sempre di più. Sarà. Andiamo in basso, così i magistrati perdono tempo, soldi e credibilità. Non mafia capitale, sì, insomma la figura è stata un po' barbina. Il libro di Bulgarella, quando la criminalità è nella testa dell'antimafia. E qui ancora caffeina, giudizio unanime della stampa. Conte ha lavorato bene. L'allenatore, non il premier, ovviamente. Divertente. Disturbo molto diffuso. La cervicale è odiosa, ma si può combattere. E grazie a Melania Rizzoli. Speriamo che sia così. Davvero. Oh, Libero il Tempo. Di Bekis, miracolo Manuel Viamo Romani. Ortuzzo ci regala oggi una lezione di vita e speranza per la città che lo ha gambizzato. La casta non è così male, 16.000 in corsa per 40 posti alla Camera, contratto blindato, paga da favola e benefit, può farsi assumere a Montecitorio, per farsi assumere a Montecitorio c'è la fila, i maxi stipendi fanno gola.
Oh, c'è Maria Elena Boschi, Renzi e Salvini gli unici leader, la capogruppo di Italia Viva, Conte e dei 5 Stelle, non c'è competizione. Poi l'annuncio poteri speciali per la capitale, Civitavecchia, bambina muore a 2 ore dal parto, nascita regolare, però le complicazioni, attesa autopsia, udienze a rischio, Tivoli è rimasta senza magistrati. Muove gonfio, guardate questa posizione di Virginia Raggi che tira su una manica, dice Raggi ospite d'onore alla festa del nuovo tempo, il tempo di Osho, muove gonfio. Franco Bechis firma l'articolo di apertura di Bortuzzo. Mamma mia, quanti ce ne sono, ecco qua. La Nazione, io impiegato del gol, battituta, il calcio non mi ha divertito, non mi ha mai divertito. Poi via l'ergastolo duro, permessi ai boss, sentenza alla Consulta, ma l'ultima parola aspetta al giudice, reazioni bipartisan, ne approfitterà la mafia. Certo, ci sono delle figure che si sono redente nel corso degli anni, addirittura hanno preso 1 o 2 lauree, mi viene in mente Carmelo Musumeci, che forse il portabandiera contro la fine pena mai, però resta un fatto, non sono tutti Carmelo Musumeci. Carmelo Musumeci è veramente un esempio in questo senso, sia chiaro. Firenze, Fiera e Pitti uniti per il maxi polo, sfuma l'ipotesi Bologna, la morte di Erika, 3 indagati, gli evasori, le tasse, i tartassati, fra moralismi e realtà. Ilva e Alitalia, facce del declino, cercasi piano industriale. L'intervista a Berlusconi, non temo Renzi, lui è di sinistra. È il suo punto di vista che Renzi sia di sinistra. Il premier e servizi, non ho fatto favori a Trump, Conte. E poi 2 gol, rigore sbagliato, la pazza Inter in corsa, Champions, Lautaro e Candreva, 2-0 per il Borussia. Il genio di Leonardo sui muri, la sua magia. Palazzo Marino, firmata Quotidiano Nazionale. La notte, insomma, l'iniziativa dedicata al grande genio. Il manifesto solo andata, dice il manifesto, sì, per questi poveracci. 39 migranti, di cui un minore, trovati morti nel container di un tir. La scoperta della polizia britannica nell'Essex, sulla costa sudorientale dell'Inghilterra, l'ennesima tragedia dell'immigrazione di fronte a un'Europa che chiude gli occhi e blinda i confini. Questa è la pagina del manifesto. Ergastolo stativo, si apre un varco. Procediamo con il manifesto. Abbiamo visto La Stampa. Ecco qua La Stampa. Oh, scusate, ho aperto tutto. Conte difende i servizi, estranea alla Russia Gate, e poi attacca Salvini. Più che servizi, difende se stesso. Scusate, l'audizione a Copasir, ora tocca a lui chiarire i rapporti con Savoini. Lui ha detto che è stata solo una questione di ambasciata. Il premier si giustifica. Se avessi informato i ministri avrei violato la legge. Ecco, sarà così. Sentenza controversa, la Consulta, sia i permessi per mafiosi ergastolani. Non sarà automatico invece l'analisi. Poi alla NATO serve una grande difesa da cyber attacchi. Stamattina ci tirano i giornali a valanga. Jennifer Lopez, spogliarellista sul set, nessuno mi giudichi. Ma per carità, e chi soffende. Avanti ancora. Cile, i giovani della protesta, diritti non soldi, questo è un grande problema in Cile in questo momento, in questo periodo, sta vivendo una fase difficilissima. Lo spettro di una crisi a 90 anni, la crollo di Wall Street, l'anniversario. Ancora, Biella prof in posa per beneficenza in un calendario, Savona il soldato che perse una mano, ora ha un arto bionico. Gli avvoltoi di Roma, Mattia Feltri, buongiorno, il suo fogliettone. Dopo La Stampa, dico bene, sì, prendiamo Il Dubbio. Il Dubbio ci dice, alta all'ergastolo stativo, permessi anche ai boss, per la Consulta 4 bis comma 1 è incostituzionale, la tentazione di abrogare il carcere evita il commento. Delia, affermata la dignità umana, la fiction che ha sconvolto Roma. Nel
questione legata, ovviamente qui c'è l'associazione Nessuno Tocchi Caino, cioè, ragazzi, parliamo di gente con 4 bis, insomma, parliamo di gente con reati di mafia, parliamo di persone che hanno ucciso, hanno fatto anche stragi, attenzione. Ripeto, non sono tutti Carmelo Musumeci, eh? Placanica, ora liberiamo i processi dalle pressioni mediatiche. Cari millennials, siete vittimisti, vuoti e noiosi, parola di Bret Easton Ellis, libreria White Bianca, è un po'. A 6 anni i soldati turchi mi costrinsero a schiaffeggiare mio papà, la storia del curdo Hikmet Aslan, una brutta vicenda. Oh, sopra l'orrore del tir, eccolo, Londra, orrore sul tir, 39 corpi erano migranti. Da uno sguardo veloce, di altri giornali, oltre quelli che abbiamo già, siano già arrivati, ci do un'occhiata. Si tratta di una valanga di rotocalchi, di rotocalchi, e non è il caso di darli perché ne avrò veramente una ventina. Niente, tutto, buona giornata da un Journal TV del Sole, vi lascio in compagnia di Veronica Uzzi da per le previsioni del meteo dal Centro Meteo Italiano. Ciao da Marcello. Salve amici del Centro Meteo Italiano, torna il maltempo sull'Italia con fenomeni anche di forte intensità. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per giovedì 24 ottobre. Al mattino temporali e locali nubi fragili, specie sul nord-ovest, Toscana e Sardegna. Molte nubi sparse sul resto della penisola, ma senza fenomeni di rilievo. Maltempo diffuso al pomeriggio, con le precipitazioni che raggiungeranno anche Veneto, Romagna, Umbria, Lazio e Sicilia. Tempo asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata il tempo instabile al centro-nord e sulle isole maggiori, mentre in nottata piogge temporali si concentreranno soprattutto sulle regioni centrali, sulla Campania e sulla Sicilia. Per quello che riguarda invece le temperature, le minime non subiranno variazioni, massime invece in generale diminuzione. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.